Benvenuti ad una nuova edizione del TG Ragazzi. Ci troviamo nell'Istituto Giustino Fortunato di Rio Niro, dove si sta svolgendo la terza e ultima giornata del certamen fortunatiano. La mattina si è aperta con i saluti della dottoressa Anna Piperno, dirigente del MIUR, e del sindaco di Rio Niro, dottor Antonio Placido, e con il presidente dell'amministrazione provinciale di Potenza, Nicola Vagliuzzi. È quello che accade in questi giorni nelle zone di confine tra Grecia e Macedonia o simbolicamente nell'isola di Lesbo, fa il paio con i muri che si ergono ai confini di tutta l'Europa fino al Brennero. Non c'è un capo di Stato d'Europa che abbia immaginato di andare a Lesbo. Ci va il Papa, solo il Papa. C'è qualche cosa che dovrebbe indurci a riflettere, forse. Forse dentro l'assenza o l'impotenza della grande politica e dentro la supplenza che svolge in questo momento uno straordinario personaggio come Papa Francesco, che continua ostinatamente a riproporre i grandi temi della costruzione della comunità e della vita delle collettività umane, forse dentro questo scarto, dentro questa fotografia, c'è tutto lo spazio della riflessione che dovrebbe animare un confronto proficuo tra questi due poli. Anche oggi sono stati proposti dai relatori presenti interessanti riflessioni sul tema del certamen. Il professor Pietro Cataldi, rettore dell'Università di Siena, ha presentato una relazione dal titolo «Insegnare, imparare, restiamo civili», mentre il professor Giampaolo D'Andrea, capo gabinetto dei beni e delle attività culturali del turismo, ha parlato del rapporto tra fortunato, i giovani e la politica. Si rivolge ai giovani alla fine dell'Ottocento, fine anni 90 dell'Ottocento, siamo sulla soglia del nuovo secolo. C'erano grandi difficoltà nel paese che non riusciva a trovare una condizione né di stabilità politica in quel momento né di stabilità sugli obiettivi, e forse le due cose erano l'una la causa dell'altra. Dice ai giovani dico, non le navi corazzate, poi vi dico dove sta, poi capite da soli dove sta l'attualità di questo messaggio, non le navi corazzate, né le artiglierie a tiro rapido assicurano la potenza, e non si improvvisa da un giorno all'altro la ricchezza di un paese. Le leggi e le riforme acquistano o perdono virtù solo dagli uomini chiamati ad applicarle e ad eseguirle. L'adorazione cieca e supina del successo materiale corrompe le generazioni che sorgono, e nessuna cosa più del disinteresse dà forza, autorità e prestigio all'ingegno, al sapere e all'azione politica. Vedete che criminalità, c'è tutto, in questa frase c'è tutto, c'è il giudizio sul passato, c'è la sua critica, i suoi punti di critica alla situazione del presente di allora, c'è un criterio di giudizio per il futuro. Il preludio alla premiazione è un nuovo brano eseguito da un gruppo musicale di Benevento, quindi di una scuola che ha partecipato al certamen, è l'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani.